Ad 80 anni di distanza dalla nascita del movimento partigiano cadorino, abbiamo pensato di condurvi su quei luoghi della memoria, dove quasi un secolo fa si dipanò tutta la vicenda di questi giovani che combatterono per gli ideali di libertà e di giustizia. La chiesetta di San Francesco d'Orsina a Calalzo di Cadore è uno dei luoghi più sacri per i cadorini. Infatti qui c'è il monumento che ricorda i 40 caduti partigiani della brigata Pietro Fortunato Calvi. Ai piedi del monumento sono conservati i resti di diversi caduti partigiani, tra i quali il comandante Alessandro Gallo, nome di battaglia Garbin. Fu proprio attorno a quest'uomo che nella primavera del 1944 a Vedorcia, a 1800 metri di quota, si aggregarono diversi giovani che poi diedero vita alla prima brigata partigiana del Cadore, la brigata Pietro Fortunato Calvi. La vita a Vedorcia in quei mesi di aprile e maggio era difficile. Si dormiva sul pavimento del rifugio Tita Barba e come cuscini si avevano gli zaini militari e anche i viveri erano scarsi. Provenivano da ogni paese, da Borca, da Pieve, da Tai, da Domegge e poi dal Comelico. Ma c'erano anche altri giovani che venivano addirittura da Belluno e da Venezia. Essi salirono in montagna per sfuggire al bando dei tedeschi che avevano precettato le classi 1924 e 1925. Altri invece erano saliti in montagna perché erano antifascisti. Il comandante Garbin riuscì ad aggregare tutti questi uomini e a dare loro una formazione politica. Alla fine di maggio del 44 arrivò una missione da Venezia. Erano due uomini sbarcati da un sottomarino che portavano con sé una radio ricetrasmittente con la quale si stabilirono dei contatti con le basi del sud e fin da subito gli alleati diedero la possibilità di ricevere un aviolancio di materiali per questa nuova formazione partigiana. Ma poi i tedeschi vennero a conoscenza di questo fatto. Così all'ultimo momento il comandante Garbin spostò il lancio da Vedorcia al passo della Mauria. Gli alleati avevano inviato un aviolancio di materiali e di armi e proprio qui, su questi prati, fu impiantato il campo di lancio. E la sera, tra il 12 e il 13 giugno 1944, arrivò un aereo inglese che sganciò i suoi paracadute. Ma si sa, qui sul Mauria il vento è bizzarro e i paracadute non finirono sul campo di lancio, ma andarono tutti giù in fondo ad una valle ed i partigiani persero delle ore preziose per cercare il materiale. E questo ritardo diede modo ai tedeschi di inviare delle truppe in rastrellamento per contrastare i partigiani. I partigiani riuscirono a recuperare tutto il materiale. Si trattava di 12 bidoni paracadutati dall'aereo inglese. All'interno di questi bidoni c'erano delle divise e delle mitragliette Sten che furono portate in questo fienile e qui furono montate. Quando i tedeschi arrivarono la mattina del 14 giugno, il combattimento fu aspro e i tedeschi ebbero il sopravvento su questi giovani. Caddero subito Renato Frescura e Giuseppe Gandin, mentre Pio Peis Parin rimase colpito al petto da una pallottola esplosiva.
e qualche ora dopo fu il giovane parroco di Lorenzago, Don Sesto da Pra, che, ottenuto un salvacondotto dai tedeschi, salì al Mauria e li raccolse e li ricompose pietosamente nella chiesa della difesa di Lorenzago. Questo è il punto esatto dove caddero Giuseppe Gandin e Renato Frescura mentre stavano maneggiando la mitragliatrice, colpiti da alcuni tiratori scelti tedeschi che stavano dall'altra parte della valle. Dopo 80 anni, il passo della Mauria mantiene ancora viva la drammaticità degli avvenimenti che sono accaduti quassù nel giugno del 1944. Se lo scontro del Mauria dal punto di vista militare fu un insuccesso, dall'altra parte convinse molti giovani cadorini che si stava facendo sul serio. Ed ecco che da allora iniziarono in molti a salire in montagna, alimentando questo primo nucleo partigiano, che poi diventerà la Brigata Pietro Fortunato Calvi, di circa 300 uomini. Nell'agosto del 1944 la lotta armata si intensificò grazie all'arrivo in Cadore di un ufficiale dei servizi segreti americani, il capitano Steve Hall. Il capitano giunse in Cadore, e precisamente in Val Visdende, accompagnato con un sidecar da Dino Buzzo. Poi si stabilì in alcuni fienili, sempre della Val Visdende, dove gli furono affidati due partigiani come guardia del corpo, Vasco Buzzo Saler, Zambo, e Luigi Solagna Fischio. Il capitano Hall aveva il compito di bloccare l'importante via di comunicazione del Brennero per impedire ai tedeschi di ricevere rifornimenti sulla linea gotica. Era una missione impossibile, perché avrebbe dovuto agire nella provincia di Bolzano in territorio ostile. Quindi fin da subito i partigiani cadorini lo dissuasero. Rimase qui in Cadore, in Val Visdende, per circa 2 mesi e poi si trasferì in Val Cordevole, dove cooperò con quella brigata. Nel gennaio del 1945 fu arrestato a Cortina dai tedeschi e brutalmente assassinato dalle SS. Nel mese di settembre del 1944 la lotta armata si intensificò. Furono eseguite molte operazioni militari, come il minamento dei ponti. I partigiani occuparono il forte di Colpiccolo per catturare il presidio e prendere tutto l'esplosivo che era stipato nei depositi del forte. Questo fatto scatenò l'ira dei tedeschi. Una colonna di camion arrivò diretta verso Vigo di Cadore e mentre transitava per Vallesella i tedeschi si accorsero di un partigiano che scendeva lungo i prati di Grea ed aprirono il fuoco contro tutte quelle persone che si stavano muovendo sui campi e fu una strage. Furono uccise 7 persone, una madre con 3 figlie e 3 uomini che si trovavano nelle adiacenze di questo campo. La piazza di Domegge è certamente il luogo più deputato per ricordare il sacrificio partigiano. Proprio qui, il 25 ottobre 1944, i tedeschi impiccarono 2 partigiani, Renato De Bernardo e Duilio Chan, un giovane di solo 17 anni.
Mentre il rastrellamento era in corso, un terzo partigiano, Loris Frescura, per non farsi catturare, andò in una cabina elettrica e si attaccò ai fili dell'alta tensione, rimanendo folgorato. L'albero che vedete alle mie spalle è l'albero dove fu impiccato Renato De Bernardo. Renato morì davvero partigiano, sprezzante del pericolo. Salì sull'impalcatura, si mise il cappio al collo e gridando «Viva l'Italia libera!» si lasciò cadere. Per tanti anni, dopo la fine della guerra, sul sacrato di San Francesco d'Orsina, i tanti reduci partigiani si sono ritrovati il 25 aprile. Molti di questi nostri amici non ci sono più. E di quei 300 giovani che hanno contribuito a questa lotta di liberazione, oggi ne rimane solamente uno. È Siro Forni, di 95 anni, che vive a Pozzale di Cadore. Non si dimentica più. Resta dentro sull'animo e resta per tutta la vita. C'era felice di averlo fatto. Ero convinto e sono convinto ancora oggi che ho fatto proprio una cosa giusta. Ma dentro sull'animo e il ricordo sulla testa resta sempre, non scappa più. E i sacrifici che abbiamo fatto, freddo, fame e rischio. I tedeschi ci sparavano col mortaio, no? E più di qualcuno è già rimasto. Il mio amico, io ero da una parte, ma poco distanti, l'uno dall'altro, forse un metro e mezzo, neanche due metri, e lo chiamo, dico, dai che andiamo via, no? E lui non mi ha risposto, allora sono avvicinato, dice, poi svegliati, e aveva preso una pallotta da qua, era pieno di sangue e era morto. E sono ritornato a casa e avevo una scarpa di mio padre, legata col filo di ferro, e un stivaletto di quei tedeschi. La mamma mi ha fatto una polenta, l'ho mangiata tutta io. Sì. Dura, ma sono felice di averlo fatto, perché era giusto farlo. Sì. La libertà è una cosa preziosa, e rispetto a rispettare tutti. Ebrei, palestinesi, libanesi, sono tutti che devono essere rispettati. E i giovani dovrebbero saperlo. E ormai siamo vecchi, spacciati. Siamo pronti per la partenza. Andiamo a quell'altra avventura, chissà che avventura che sarà.